Buongiorno amici, questa è la nostra televisione in diretta di Quotidiano Net. Siamo qui per parlare di calcio ed esattamente del caso Mourinho. Ne parliamo con il nostro direttore Xavier Iacobelli, che è collegato con noi via telefono dalla redazione di Firenze. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe, buongiorno agli amici navigatori di Quotidiano.net dalla redazione di Firenze. E allora Mourinho subito sulla griglia. Dopo una sconfitta nel derby, la prima della sua gestione alla guida dell'Inter, il tecnico portoghese, lo Special One, così è soprannominato, è stato messo subito sotto accusa, si è detto che ha sbagliato formazione, c'è stata molta acrimonia nei suoi confronti, evidentemente era nel mirino della critica che non vedeva l'ora di potergli dare addosso. È così, Xavier? Sono assolutamente d'accordo con te, Beppe, perché le critiche ci possono stare e nella fattispecie sono quanto mai legittime e motivate, perché Mourinho ha sbagliato la formazione, ha cercato inutilmente di correggerla nella ripresa schierando addirittura quattro punte simultaneamente per cercare di ottenere quei punti che invece gli sono sfuggiti, e tutto questo è assolutamente legittimo. Francamente non mi è piaciuta quella che tu con un termine appropriato hai definito acrimonia. Sembrava quasi che molti dei detrattori di Mourinho non vedessero l'ora che il portoghese perdesse la sua prima partita, per giunta nel derby, per saltargli addosso. Dà fastidio l'intelligenza di Mourinho, dà fastidio la sua ormai acclarata capacità mediatica, dà fastidio il suo ingaggio, 9 milioni di euro, beato lui che è riuscito a spuntarli da Moratti, e dà fastidio il suo modo di essere allenatore dentro e fuori dal campo. Ma questo secondo me non può essere preso a pretesto per attaccare Mourinho, come è stato attaccato in maniera secondo me eccessiva e virulenta in questi giorni. Anche perché lui sarà sicuramente lo special one, come si dice, però Ancelotti è un signor allenatore. Dall'altra parte c'era un Milan motivatissimo, c'era un allenatore che è consumato anche dall'esperienza internazionale, esperienza di derby, di partite che contano, e quindi sicuramente si affrontavano due allenatori di primissimo piano. Dunque a questo punto è chiaro che è stato un confronto equilibratissimo. Sono d'accordo con te, il Milan ha colpito per la sua freschezza atletica, è una squadra totalmente diversa rispetto a quella che aveva balbettato calcio nelle prime due giornate del torneo, addirittura risultando sconfitta per due volte di fila, evento che aveva fatto scattare l'allarme in casa rossonera. Ma Ancelotti aveva chiesto: fatemi allenare la mia squadra ad organico completo per 3 settimane e vedrete che la musica cambierà. È stato di parola. E poi bisogna sottolineare il fatto che Ronaldinho, partita dopo partita, sta guadagnando la migliore condizione. In fondo noi stiamo parlando di un calciatore che nell'arco delle ultime due precedenti stagioni, per diversi motivi, si era allenato poco e male ed era piombato in crisi. A questo si aggiunga secondo me la vera mossa vincente di Ancelotti: convincere Seedorf a fare il pirlo della situazione. L'olandese ha dimostrato ancora una volta una grande intelligenza tattica, si è sacrificato per la squadra, ha dimostrato di poter coesistere con Ronaldinho e i risultati si sono visti subito. Ecco, quest'Inter che comunque rimane solida, granitica e che sicuramente dirà la sua in campionato, intanto è attesa dal secondo turno della Champions League contro il Werder Bremen. Come vedi questa partita, Xavier? Ma come sempre accade, Beppe, una squadra che si è lasciata alle spalle una sconfitta bruciante, non c'è miglior medicina che tornare in campo subito, e l'incontro con il Werder Bremen in programma a San Siro è fatto apposta per consentire all'Inter di riscattarsi immediatamente. La formazione tedesca è una buona formazione, sicuramente costituisce un avversario temibile ma assolutamente abbordabile. Io non dimenticherei tutto quanto di buono l'Inter ha mostrato in questo scorcio di stagione, eccezione fatta per il derby. Il pronostico la dà favorita, una vittoria sul Werder Bremen consentirebbe a Mourinho, non dico di archiviare ma di ipotecare la pratica qualificazione al turno, alla fase successiva della Champions League. Quindi secondo me ci sono tutti gli elementi perché l'Inter si riscatti subito a San Siro in Coppa dei Campioni. Bene, staremo a vedere. Intanto ringraziamo il nostro direttore Xavier Iacobelli. Arrivederci Xavier. Grazie a voi e buon pomeriggio dalla redazione di Firenze di Quotidiano.net. E a tutti appuntamento per i prossimi momenti dedicati al calcio.